Mi occorre molte volte en la reuniones de di formazione de dei diaconos ascoltare a los diaconos de è difficile relazionarsi con il mio parroco, o otro, a otros con altri diaconos, con i sacerdotes de mia parrocchia o diocesis. Non tengo problemi, mi permettono a attuare, eh, proclamare una omelia nella missa domenicale, tiene confianza con me. In realtà, siamo ante una questione antigua. Las tensiones entre presbíteros y diáconos en la Antigüedad eh, ya se recogen en los escritos de los padres de la Iglesia a partir del siglo IV. Muchos historiadores y teólogos señalan también entre las causas de la desaparición del diaconado como grado autónomo y permanente las tensiones con los presbíteros, debido al proceso de sacerdotalización del ministerio entre el siglo e 6 e per l'affermazione della logica gerarchica ascendente de custus honorum che iba dal salmista al sacerdote all'obispo però anche è un reto che ha caratteristiche nuove oggi dobbiamo pensare la relazione tra diaconos e presbitero nell'orizzonte della teologia del ministero ordinato del Consiglio Vaticano II oggi in realtà non è raro che que la questione della relazione entre presbiteros e diaconos si vuelva a planteare nel plano pastorale, come un problema che hai che risolvere pragmaticamente nel plano organizzativo. In realtà hai una questione teologica tanto sopra l'identità del diacono come sopra l'identità dello presbiteros e sopra la relazione entre presbiterato e diaconato. Tenendo in cuenta lo che nos dicono le buone pratiche pastorales, quisiera desarrollar mi riflessione in tre parti. La prima, ricordando quando, perché e come, surgieron le tensioni se entre presbiteros e diacono nella storia della Chiesa. La seconda sarà teologica, sopra la relazione entre presbiterato e diaconato, según la teologia del Vaticano II e la liturgia eucaristica. E il terzo si dedicherà a las possibilità de y desafio en el plano pastoral hoy en día. Un conflitto antiguo. È importante mirar la, la storia antigua para entender le razones che levarono al conflitto. Son relatos de una historia muy alejada de nosotros en el tiempo, pero, pero la pre, las preguntas y los problemas que plantean son los mismos que tenemos hoy en día. Eh, estamos en Roma, a final del siglo IV, y los, el siglo III es la edad del oro, del diaconado. Estamos en Roma, en la iglesia de Roma, y los diáconos ejercían. un papel indudabile e riconosciuto e gozavano di autorità e potere in la Chiesa. In eh, la Chiesa di Roma solo 7 diaconos, in comparazione con un elevato numero di presbiteri E dato il loro numero, i diaconos costituiscono una specie di aristocrazia clerical con molto potere i eh, diaconos hanno una relazione continua, diretta, con eh, l'obispo, l'obispo di Roma, il Papa e con il popolo. I presbiteros sono ordinati sopra la base del testimonio dato per los diaconos. I diaconos portano la dalmatica come l'obispo, si occupano della sede vacante alla morte dell'obispo di de Roma. Y sobre todo, en muchos casos, el obispo de Roma fue elegido entre las filas de los diáconos y no de los presbíteros. Diecinueve obispos de Roma eran diáconos y no presbíteros que van a ser obispo de Roma. El problema es el de la especificidad de las figuras ministeriales, de su poder. In la gerarchia, in un momento in cui la logica di un cursus sonorum empieza a definirsi nell'Eglesia, come pensare alla relazione obispo presbiteros diaconos? Qual è la relazione tra la unità dell'orden e le diverse figure ministeriali? Estas preguntas son las preguntas de Roma en el siglo IV, de la iglesia de Roma en el siglo IV y son las mismas preguntas hoy en día en nuestra iglesia. Jerónimo escribió una carta al presbítero evangelio en la que se presentaba esta situación de conflicto entre sacerdotes y diáconos en Roma en el siglo IV. Si che habam de lo che eh, los diaconos se attribuivano, la superioritat sobre los sacerdotes. Jeronimo condennava l'arroganzia, la, la presunzione de los diaconos, se habían alzato con orgoglio, havien superpassado los limiti de su funzione, havien abusado por su papel, de su papel le ragioni che dà Geronimo per refutare questa affermazione sono molto interessanti per il nostro pensamento oggi. Él habla di «igualdade nel sacerdozio di obispo e presbiterio». E va diciendo che nella celebrazione dell'Eucaristia, il sacerdote tiene il potere di consagrare l'Eucaristia, il diacono recibe del sacerdote e dà al pueblo. E también. In la lingua eh, perché Geronimo utilizza sacerdos in latino eh, per obispo e presbitero, La stessa parola. In secondo luogo, Geronimo hace referenza alla successione di grados, di rangos, in la ordenazione de diacono a sacerdote e nunca de sacerdote a diacono. En realidad, in realtà, in questa etapa della storia della Iglesia, dopo il diaconato, uno se convertiva in sacerdote u obispo. Tuttavia non esistiva la idea di una scalera gerarchica con todos i peldaños a subir, da salmista a obispo. A leer la carta di Geronimo al eh, presbítero Juan queda claro lo che sta in en gioco nella Iglesia del siglo IV. La comprensión del presbítero está cambiando. Se lee cada vez más desde una perspectiva sacerdotal y sacral. Y la estructuración de la iglesia cambió. Después del año eh, 303, el cristianismo se convirtió en un fenómeno de masas y comenzó la evangelización del campo, del, de la, del contexto rural, de la región rural. Antes la iglesia se concentraba solo en la ciudad. il presbitero comenzò a presidir l'Eucaristia sin, sin lobispo e las parrochias e nel campo, mentre che, antes, lobispo presidia la unica Eucaristia dominical rodeado di presbitero e diaconos. La gente empieza a utilizzare la palabra sacerdos, sacerdote, iano mas presbitero e tutto se centra in l'Eucaristia e nel poter sagrado del sacerdote. E solleva a replanteare l'identità del diacono, che nel final desaparece come grado autonomo e permanente. Serán los sacerdotes y los monjes, los religiosos, los que asumirán muchas de las funciones de, de los diáconos. Y en el siglo IV y V dibuja, se dibuja un marco jerárquico ascendente e inclusivo. Un rango superior incluye a los anteriores sus poderes. Y surge una distancia más pronunciada entre presbítero y diáconos. Il sacerdozio comincia a essere la caratteristica più importante del ministerio, un potere sacerdotal e sagrado. Questa interpretazione del ministerio ordinato accompagnerà tutta la historia de la Iglesia, hasta el Consiglio Vaticano II, che retoma la teologia del ministerio de los primeros cuatro siglos. Vamos a pensar. La relazione entre los presbiteros e los diaconos, dispuesta il Consiglio Vaticano II. Dobbiamo mirare in primo luogo al Consiglio, e in particolare al capitolo tercero de Lumen Gentium, superando la salettura principalmente cristologica, ontologica del ministerio ordinato tipica della Iglesia del secondo millennio, e in particolare del Consiglio di de Trento e della teologia Posterior. En primer lugar, en el Concilio Vaticano II vemos que el ministerio ordenado de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, debe entenderse en el horizonte de la misión mesiánica de todo el pueblo de Dios. El capítulo sobre el pueblo de Dios, el segundo de la Lumen Gentium, precede al capítulo tercero sobre la jerarquía y el capítulo cuatro, cuarto sobre los laicos. El ministerio de los ordenados existe, según el Concilio Vaticano II, en primer lugar para salvaguardar, salvaguardar la fe apostólica que no hace en la Iglesia como la Iglesia de Jesús y para servir a nosotros eclesial institucionalizado, come mostrano los hechos de los Apostoles, il capitolo 20, Pablo che parla con lo Presbiteros Obispos de Efeso e la Epístolas Pastorales. E nel Consiglio Vaticano II, il munus docendi dell'obispo del presede eh, al munus santificandi e al munus regendi dell'obispo. È, come una successione differente. In secondo luogo, eh, nel Consiglio Vaticano II, eh, vamos a pensare nel ministerio a partir dell'obispo. Come disse la Lumen Gentium 21, con la consacra consacrazione episcopale si recibe la plenitud del sacramento dell'Ordine. Por lo che non dobbiamo entender il ministerio partendo da una logica ascendente, de una carriera, de un cursus sonorum, de un poter sagrado che va crescendo a medida che si asciende, sino partiendo della plenitud del ministerio del obispo para luego entender lo específico de los diáconos y de los presbiteros. Tercera afirmación. Il Consiglio chiede di presentarci una pluralità di figure ministeriali, le che han sido chiamate obispos, presbíteros e diaconos eh, desde l'antichità, la come dice Lumen Gentium 28, recuperando la visione di iglesia e di ministerio di Ignacio di Antioquia. Quarta idea. Il El Consiglio elige utilizzare la parola presbítero. In no un sacerdote, precisamente per recuperare questa specificità del presbiterio. Quinta idea, il Consiglio Vaticano II decide di restabele il diaconato come grado autonomo e permanente, Lumen Gentium 29, Agentes 16. Los documentos consiliares nos danno alcune indicazioni valiosas para pensare alla correlazione entre presbiteri e diaconados. In primo luogo, se tratta di una correlazione costitutiva. Gli attuali numeri 28, dedicati a los presbiteros, e 29, dedicati a, lo, a los diaconos della Lumen Gentium, un unico párrafo e la prima redazione del testo conciliare, il De Ecclesia al numero 15. Il numero 14 del De Ecclesia stava dedicato alla figura dell'obispo ora è il numero Lumen Gentium 21. e il numero 15 de Ecclesia presentava un dittico il presbitero e il diacono juntos. 14 è eh, dedicato alla figura dell'obispo e il 15 il presbitero e il diacono juntos. Seconda riflessione. Se disse En Lumen Gentium 29, che il diacono sta nel grado inferiore della gerarchia. La gerarchia si va strutturando nel siglo 4 e il Consiglio Vaticano II iniziò a superare questa idea de cursus sonorum, però non del tutto. Aun oggi, hai che passare per il lettorato, il lacolidato e il diaconados ante che ser presbitero. È una un'idea che empiezza a superarsela, la De eh, Cursus Sonorum, però il Consiglio Vaticano II non gli a, a mantenere questa idea in toto. Terzo, la Lumen Gentium 29 afferma che los diaconos son ordenados non ad sacerdotium, sed ad ministerium. La cita della Statuta Ecclesia Antigua recogita qui continuava in realtà con le parole ad episcopi, es decir, al servizio dell'obispo. obispo. Il Consiglio Vaticano II suprime qui la parola episcopi della cita, eh, es decir, del obispo, servicio del obispo, per fare una declarazione generale dello che Los diacono reciben e eh, l'ordinazione. Reciben un un'ordinazione ministeriale ad ministerium e in un grado non sacerdotale. Ordenados ad ministerium, sed non ad sacerdozio. Lumen Gentium 29 distingue nell'unico ministero ordinato una connotazione sacerdotale che califica solo dos grados episcopado e presbiterado e una ministerial comune a los tres obispo presbiteros e diaconos questo mostra también che il carattere sacerdotale non è costitutivo del ministero stesso il consiglio vaticano II va a ponersi eh, con un chiaro allegiamento della lettura tridentina che identificava, iva a identificare ministerio e il Quarta idea del Consiglio Vaticano II: se disse che il diacono deve cooperare con l'obispo e il suo presbiterio e che si asse una lista e si una lista di funzione de funzioni specifica dello diacono. Altra prospettiva importante per entender la relazione presbiteros, diaconos, non viene della liturgia eucaristica. L'Eucaristia è il momento più rivelatore e realizzatore della comunione ecclesiale. E possiamo comprendere meglio la relazione tra presbiterato e diaconato esaminando le tereze che il rituale indica per presbitero e diaconos nell'Eucaristia. E osservando la forma, l'orientazione la delle relazioni comunicative e poi nell'Eucaristia. Y para delinear la sujetualidad específica de los diáconos y de los presbíteros. En la Eucaristía, el presbítero está relacionado principalmente con la presidencia de la Asamblea. A veces se dirige a la Asamblea de los Fieles, mientras que otras veces eh, habla en nombre de la Asamblea, como en la oración eucarística. La acción specifica del diacono e la liturgia eucaristica sono la proclamazione del evangelio, l'oración de los fieles, la recoger las oferendas de los fieles il servizio del calix, il annuncio paz pace, il mandato final. Assì, la presenza palabra acción del diacono correlaciona claramente el evangelio proclamado e la vida De los creyentes en È un ministero di eh, riconciliazione, di de mediazione della contribuzione de di tutta l'assemblea che celebra in en sua entrega. Il servizio di presedire la comunità e l'Eucaristia, che è proprio dell'obispo e del presbitero, appare anche nel documento di Benedetto XVI, Omnium in mentem, che distingue lo grados sacerdotales su de la de e la responsabilità della comunità del diaconato. Il diacono non attua in persona Christi Capitis e non tiene responsabilità di de presidenza dell'assemblea della comunità dell'Eucaristia. Vogliamo pensare la relazione, eh, alle identità in relazione di diaconi e presbitero. E voglio darmi la proposta. Per pensare, in elo specifico, della figura ministeriale del diacono e del presbitero, Tampoco voglio iniziare enumerando le tareas o i poteri specifici dell'uno uno o dell'altro, però mi gusterei presentare la sua identità a partir da ciò che ha detto il Consiglio Vaticano II e la sua attuazione nella celebrazione dell'Eucaristia. Secondo il Vaticano II, siamo ante un sistema organico di tre figure ministeriali nel diagramma è la figura centrale con fondo amarillo tutte le figure ministeriali obispo presbitero diacono comparten la stessa razione teologica di esistere, es decir servire al nostro secclesial salvaguardare, eh, custodir la apostolicità della fe che non sa se ecclesia però in forme differenziate, non assimilabili entre si. Sí. Una razão teologica per tutti, però, in formas de di eh, essere ministri in la iglesia. El obispo lo vive plenamente eh, al servizio della iglesia locale, in suo conjunto: i eh, presbiteri, i diaconos, in differenti ambiti di vita ecclesiale e con un esercizio differente della funzione ministeriale in la, ministerial la locale. E la specificità del diacono è comprensibile se si pensa simultanea e correlativamente con la specificità del presbitero, secondo la relazione triadica obispo, presbiteros e diaconos. È un sistema cooperativo. I ministeri forman un sistema perché stanno unidos in un'unica un razione logica, servire alla missione della Chiesa. E per sua articolazione mutua, in sue differenze. Il obispo riceve la plenitud del sacramento dell'ordine e lo comparten in differenti formas con i presbiteri e i diaconos. La legata all'esistenza di tutta figura ministeriale passa sempre per la mediazione personal e sacramentale del obispo, che ordena tanto a los presbiteri come a los in la ordinazione del diacono, solo il obispo impone le sue mani e non i presbiteri. Assì, il presbitero e il diacono stanno in sua correlazione al servizio dell'apostolicità dell'annuncio della fe, in sua dinamica fondazionale di Chiesa e sua dinamica escatologica della missione del popolo di de tutto il popolo di Dio. Visualmente, esta relación puede representarse no en la lógica lineal vertical y no como una tijera abierta, sino como un triángulo, porque hay relación también entre presbítero y diácono: hay relación entre el obispo y el presbítero, entre el obispo y el diácono, y hay relación entre presbítero y diácono. Non si può risponder trattando la figura del diacono e suo ministerio de forma aislada, né dirigendosi prima al presbiterio e después pensando nel diaconato. No. Es esencial pensar en la articulación del ministerio de los diáconos y los presbíteros en la iglesia local, sabiendo que no se puede pensar el diaconado sin un replanteamiento correlativo del presbiterato y e de, de la teología del ministerio en todo, en conjunto. Los presbíteros y los diáconos están en correlación primaria de identidad con el obispo. E il diacono nunca se presenta come ausiliar del presbitero, nada sugliere una subordinazione al sacerdote del diacono. Le affermazioni sopra il grado inferiore della gerarchia, in Lumen Gentium XXIX, non la idea che siano ministeri complementari e reciproci il presbiterato e il diaconato. Además, los diaconos e i presbiteri forman parte del cuerpo colectivo, come dimostra la imposición de manos de los presbiteri e la ordinación presbiterale, e come demue dimostra l'abbraccio di de paz entre solo i diáconos che acoge a loro siena ordenados e la ordinación eh, diaconale. Y la relazione entre presbiteri e está è mediata la diversa comparticipazione del Ministero attraverso la mediazione della figura episcopale. Il diacono è un soggetto ecclesiale. Il suo ministero è necessario e costitutivo per la vita e la missione della Chiesa, junto al ministero del presbitero. Le funzioni del diacono Eh, que le son propias, son supremamente necesarias para la vida de la Iglesia. Pero han asumido durante muchos siglos, eh, fueron asumidas eh, por los presbíteros y en parte realizadas por otros sujetos eclesiales. Durante casi todo el segundo milenio de la historia de la Iglesia en Occidente, el Ministerio de estuvo en algunos aspectos en hibernación. Però oggi, eh, in un contesto di de cambio della società, nell'orizzonte del repantamento ecclesiologico sviluppato dal Consiglio Vaticano II, il diacono appare come una figura ministeriale specifica, centrale, fondamentale per la vita della per la sua missione, per che la diaconia e la missione ecclesiale possano svilupparsi in de una maniera nuova e fondamentale eh, in tutto il mondo. Eh, tanto i presbiteri come i diaconos sono ordinati per l'obispo. No, non no è mai stato detto. I presbiteri, ordinati ad ministerium e eh, ad sacerdocium, salvaguardano l'apostolicità della fede, garantendo la, la, fe, la correlazione costitutiva entre l'Evangelio, la fede, los cristianos e la vita sacramentale. E il presbitero atestiga che la fe professata si alimenta nel momento sacramentale e particolarmente l'Eucaristia, per poi servire in esistenza quotidiana e alimentare il sacerdozio battismal di tutti i fieles. E l'obispo e il presbitero comparten il sacerdozio, che determina, anche se de in forma differente, l'esercizio de sumunus santificandi e de sumunus regendi accrescenti. E l'obispo eh, para la iglesia locale, il presbitero para la parrocchia u altro ambito del ministerio per mandato dell'obispo. I los Daconos, in cambio, che eh, han ricevuto la imposizione de mano ad ministerium, si ad sacerdotium, eh, sed non salvaguardano la postorità della fede garantisando la correlazione costitutiva entre Evangelio, la fede de los cristianos e la vita in l'amore. Los diáconos dan testimonios a todos de que una fe de profesada que no se convierte en caridad vivida es inútil, es contradictoria, porque niega sus mismas raíces cristológicas y trinitarias. El diácono asegura que toda la comunidad cristiana viva según el estilo diaconal como Jesús. Il diacono promuove la diaconia di tutto e di todas, i bautizados e le bautizzadas. Non attua direttamente, sino promuove i ministeri de los laicos, de las laicas, llama a la comunità a essere verdadero e concreto il amor e a vivere entre i cristiani e al servizio, come diaconia, di tutto il mondo. Ahí... Também questioni eh, pastorali e le relazioni entre diaconos e presbiteros. Hoy in día il numero di en nel mondo sigue creciendo, mientras mentre il numero de presbiteros sta diminuendo in muchas partes del mundo in Europa e in Italia, dove io vivo. Il riconoscimento del ministero de los diáconos e la iglesia locale sigue, sigue però, siendo difficile Y hay tensiones con los presbíteros, con los curas, y una cierta subestimación por parte de los párrocos. ¿Dónde están los puntos débiles y que revelan? Eh, en primer lugar, eh, los puntos débiles están en la teología del diaconado, que todavía es, es demasiado frágil, parcial. Hay problemas en la formación sobre el diaconado uh, de seminaristas, de presbíteros y también de obispos y de los mismos diáconos. No hay formación adecuada sobre la teología del diaconato. Tercero, el hecho de que el diaconato transitorio haya permanecido no ayuda a comprender la especificidad del diaconado como grado autónomo y permanente. La reflexión teológica sobre la relación entre el matrimonio y el diaconado esta es todavía débil y se razona más por actividades y no por sujetos ministeriales. Uno se pregunta: ¿qué puede hacer un diácono que no haga un laico? Pero esta no es la cuestión. In conclusione, la restaurazione del diaconato è un fenomeno straordinario nella storia della Chiesa, per il che non è facile encontrar paralleli nella storia. E il binomio diaconado, episcopado, è il punto di partida e il criterio di verificazione della teologia di tutto il Ministero ordinato secondo il Vaticano II. Questo è un fatto, un fatto molto nuovo. El diácono, ya con su presencia, ayuda a la comunidad a superar la identificación errónea y reductora del ministerio y sacerdocio, porque es un ministerio ordenado, no sacerdotal. Así, una comunidad con solo presbíteros, sin diáconos, hoy, 60 años después del Vaticano II, es una comunidad desequilibrada tenemos necesidad de comunidades con presbítero y diáconos, un presbítero y un diácono. Un diácono. Los diáconos permanentes son sujetos sin precedentes en la Iglesia Romana del segundo milenio y constituyen una de las fuerzas transformadoras más novedosas. specialmente per la forza disruttiva immediata che apporta rispetto al modello tridentino e alla idea del cursus sonorum, la idea gerarchica, la idea clericale. Così si può dire che la rinnovazione del diaconato è la chiave per la rinnovazione del ministerio di de tutta iglesia e di tutta la teologia del ministerio ordinato. Juntos la relazione entre presbiteros e diacono, perché è necessaria per la riforma della Iglesia oggi.